Ciao, sono Bogdan, oggi in versione villeggiante sulla spiaggia. Oggi non è molto bello il tempo. Se sei nuovo sul canale, appunto, io sono Bogdan, parlo di business, investimenti, pizzico di crescita personale. Ho avuto una società di capitali, attualmente mi sto dedicando a quello che è 100% all'attività di network marketing totalmente in maniera digitale. Partono tutti da zero, imparano un sacco di cose nel mondo digital ma anche offline, crescono come persone e in più creano il proprio business legato al benessere, eccetera. Ma non è il tema di oggi. Il tema di oggi è parlare della flat tax, perché in periodi di campagne elettorali salta fuori sempre sta benedetta flat tax. Che cos'è sta tassazione piatta dalla traduzione? In sostanza, veniamo in teoria tassati tutti alla stessa maniera, quindi appunto con la flat tax. Fattibile, non fattibile, servono un sacco di soldi, vabbè, non stiamo lì a vedere questo. Parliamo appunto di flat tax, quindi attualmente abbiamo una tassazione progressiva, quindi più guadagni più ti tassano, ok? Molto semplicemente. E da un lato uno dice, vabbè, è giusto, se tu guadagni di più vieni tassato di più, io guadagno di meno, vengo tassato di meno. Dalla parte di chi guadagna poco sicuramente non fa una piega. Dalla parte di chi guadagna di più, col fiatone perché c'è la sabbia, dal lato di chi guadagna di più bisogna fare dei ragionamenti, però, ossia, io sono più bravo a guadagnare, ok? Quindi ci so fare, facciamo un esempio, no? Quindi ci so fare, apro aziende, investo, apro società e tu come premio con la tassazione progressiva mi bastoni, mi dai la tassazione sui denti perché io sono più bravo. E questo non è tanto logico se ci pensate, perché se io sono più bravo, quindi ci metto ci metto il mio capitale, il mio tempo, la mia energia, il mio stress, le mie nottate in bianco per aprire aziende, aumentare i capitali, eccetera, perché mi dovresti tassare di più? Primo punto. Secondo punto, se ci pensi bene, se tu tassi meno una persona ricca o comunque uno che si fa il mazzo in questo ambito, questo qua non è che prende i soldi e li mette sotto al materasso, non è che prende i soldi e li fa sparire. Sì, alcuni lo fanno, va bene, ok, però tendenzialmente la mentalità delle persone ricche è proprio questa, ossia prendo i soldi, li reinvesto, apro altre aziende, quindi assumo altre persone. E è proprio quello il punto della situazione, che se tu tassi meno il ricco l'economia te la fa girare, al contrario delle persone che magari appunto non si mettono a fare tutte queste cose qua, cioè hanno magari il loro posticino e via andare. Quindi tema interessante questo qua. Sicuramente la maggior parte delle persone dice che la flat tax non va bene perché i ricchi devono pagare più tasse, eccetera. Però sono punti di vista, secondo me non c'è giusto o sbagliato, ci sono solo modi di vedere le cose, e questo è uno di quelli. Quindi se ti piacciono intanto questi argomenti, qua sotto campanella, solite robe, like e quant'altro, lascio qua sotto i link per iniziare con noi a lavorare. La struttura si sta allargando, ci sono tantissimi professionisti che ci aiutano nel percorso formativo, perciò clicca qua sotto, c'è una landing, c'è una presentazione. Non vendo nulla, non vendo corsi, non sono uno di quelli che vendono corsi a pagamento, facciamo tutto a gratis per quelli che entrano ovviamente in rete con noi. Tra l'altro, parlando anche di questo, magari farò un video dedicato. Il network marketing è una di quelle attività in Italia molto poco tassate.
per ora. Quindi ha una tassazione estremamente agevolata, perché le persone, anche quando si avvicinano a un'entrata extra, cominciano a dire: ma quanto devo pagare di tasse? E come faccio col commercialista? E cosa devo fare? Devo aprire partita IVA? Partita IVA si apre solo se raggiungi una certa soglia all'anno, molto semplicemente. Però io dico, una volta che apri partita IVA è perché comunque stai guadagnando bene, quindi ben venga, e soprattutto ben venga con attività di network marketing, perché appunto è tassata molto poco, la puoi fare parallelamente a quello che è il tuo lavoro primario, soprattutto all'inizio. Le provvigioni vengono tassate alla fonte, quindi direttamente dall'azienda, quindi meglio di così non si può. Fammi sapere cosa ne pensi della tassazione progressiva o della flat tax in questo caso, se per te è giusto che i ricchi pagano di più, se per te è giusto farli pagare di meno perché così fanno girare l'economia, assumono più gente, aprono altre società, altre aziende, reinvestono i soldi, eccetera, oppure bisogna bastonarli a priori perché guadagnano tanto. Dal mare un po' mosso oggi è tutto, clicca qua sotto, ci vediamo dall'altra parte.